appuntamento speciale di Viaggio in Molise dedicato a Sant'Anna. Ieri, a questa festa di fede, tradizione e cultura popolare, non poteva cominciare meglio che con questa piccola mascotte. La piccola Elenia ha 3 mesi, vestita con il costume tipico di questa realtà di Ieri, appunto, con appunto colori e anche delle realizzazioni fatte all'uncinetto dalle nonne, sono di epoca storica. Il fatto che appunto a 3 mesi abbia già in qualche modo ricevuto dai genitori il testimone di questa cultura e di questa tradizione è sicuramente significativo. E noi proprio con lei vogliamo cominciare questo nostro viaggio in Molise dedicato alla festa di Sant'Anna qui a Ielsi. Sembra oro è lo slogan che prende il nome appunto e il concetto da un'affermazione di Papa Giovanni Paolo II e diciamolo pure che sarà invece il futuro a giudicare anche appunto dalle nuove leve. Compagnia di Antonio, Giulia e Luca. E Luca, voi tre siete gli artefici di questa miniatura, giusto? Sì. Allora, che cosa vi siete ispirati, anche se dall'immagine e da ciò che avete scritto riusciamo un pochino a renderci conto? Il pompiere con il cagnolino che scende per il tubo. Per la pertica? Sì. Quindi avete voluto un po' enfatizzare il ruolo, il lavoro del Vigile del Fuoco, che è un lavoro importantissimo. Sì. Vi siete ispirati a qualcuno in particolare? C'è qualcuno della vostra famiglia che fa questo lavoro? No. Da quanto tempo avete, diciamo, avete iniziato a preparare questo piccolo allestimento? Quanti giorni ci avete messo? Un mese. Un mese? Da chi siete stati aiutati? Da mamma. Da mamma e papà l'hanno dato. Bene, siamo in compagnia di Mido, uno dei realizzatori artefici della miniatura che vediamo alle nostre spalle. Allora, davvero complimenti, bellissima realizzazione. So che tra l'altro il creatore del disegno centrale sei tu. Sì. Com'è andata? Come ci sei riuscito? A cosa ti sei ispirato? Sinceramente la cosa non è fatta solo da me, io ho fatto il disegno e poi ci sono dei miei compagni, ragazzi, io li chiamo i miei compagni, però sono ragazzi bravissimi che vengono da Campobasso, sono 3 ragazze, poi ci sono pure questi che lavorano qua, poi ci sono pure i miei amici che abitano con me, che siamo tutti dell'Africa, e poi ho fatto questo disegno, l'abbiamo realizzato per i miei amici che stanno con me in casa, che sono disperati, che sono in lontananza dal loro paese, e quindi anche il significato, c'è un significato proprio un po'... Ecco, quale, dici? Il significato di questo disegno è che, scritto lì, non si vede bene però, piango perché non ti vedo, sorrido perché sei sempre nei miei pensieri, cioè infatti se vedi bene, la pupilla è proprio, c'è l'Africa. Che quando io per esempio guardo una persona nei suoi occhi, io posso vedere la mia faccia, però lui non lo può vedere la mia faccia nei suoi occhi. Cioè, quindi questo è il significato fondamentalmente così. Certo, diciamo un'integrazione per quanto vi riguarda, già che appunto abitate, ricordiamo, in una comunità proprio qui a Ielsi, ma integrazione nel senso che siamo riusciti in qualche modo a prendere parte ad una festa tradizionale che è proprio questa di Ielsi, ma tenendo sempre nel cuore ovviamente la propria radice di provenienza. Sì, sì, sì. E poi pure qua ci troviamo bene, la gente è brava e... siamo famiglia, insomma. E si scorge naturalmente tra i passanti di Ielsi una piccola che si chiama Elenia, e quanti mesi ha? 3 mesi e mezzo. 3 mesi e mezzo e vestita perfettamente. Della tradizione di Ielsi, sperando che anche appena nata la tradizione possa portarla avanti anche lei in un futuro, così le nuove generazioni potranno portare avanti questa festa, che è meravigliosa per tutto, ringraziando comunque gli ielsesi e tutti coloro che partecipano in questo giorno meraviglioso. Ecco, chi ha realizzato gli accessori, la cuffietta e diciamo il grembiulino? Allora, la vestitina è stata fatta ieri, diciamo, in tempo reale. Record. E poi le altre cose sono, diciamo, comunque centrini che stanno per casa come soprammobili, comunque ricordi familiari magari tramandati proprio dalle nonne, perché dalle nonne, dalle zie, e quindi
e quindi siamo contenti, l'abbiamo voluta vestire così proprio per dare... Un perfetto clima, festa del grano, Sant'Anna. La sua prima Sant'Anna, quindi... Auguri. Auguriamo tutti, a tutti buona festa, grazie. Bene, siamo in compagnia di una traglia davvero in miniatura, perché così davvero si può chiamare, e con questa piccola portatrice di questa traglia, come ti chiami? Flaminia. Flaminia, quanti anni hai? 2 anni? Ti stai divertendo, Flaminia, oggi? Ed eccoci con Pasquale, il realizzatore di questa miniatura. Allora Pasquale, è la prima volta che partecipi quest'anno? No, sono già da 3 anni. Questo è... Già da 3 anni, allora è una nuova creazione intanto, non è come l'anno scorso questa, giusto? Sì. A che cosa ti sei ispirato, che cosa hai creato? La fattoria. Una fattoria con gli animali, ce la descrivi un pochino? Ci sono le mucche... il cavallo, il cavallino, l'asinello, i conigli e la roba che usi il fattore. Senti, ma hai fatto tutto da solo? Mi ha aiutato un po' mamma. Tua madre. Senti, quanto tempo ci avete, appunto, avete impiegato per realizzare questa struttura? Un mesetto. Un mesetto? Quindi tu ti sei messo dopo che hai fatto i compiti e hai iniziato a mettere il grano? Sì. Siamo con Michele Fratino, assessore alla cultura del comune di Iersi, ma sostanzialmente anche amante profondamente della storia di questa comunità e promotore insieme ad altri soggetti di questa sorta di rete a cui accennava anche il sindaco poc'anzi in una intervista, della cultura popolare. Ecco perché è importante vedere che ci sono tantissime persone che in qualche modo sentono l'esigenza di avvicinarsi a queste forme di fede e di cultura popolare. Allora, essenzialmente diciamo, la base di queste feste è la cultura popolare, derivano dalla cultura popolare. Il Molise è forse una delle regioni più ricche di questo tipo di patrimonio, no? Del patrimonio immateriale. Quindi noi abbiamo pensato, da qualche anno siamo entrati nella rete italiana di cultura popolare con questa festa e con la maschera dell'orso, successivamente siamo entrati proprio come comune, come amministrazione nella rete italiana di cultura popolare, e quest'anno ci siamo fatti promotori insieme a loro di costruire una rete molisana delle feste più importanti di cultura popolare. Ieri abbiamo avuto questo incontro che è andato molto bene, molti sindaci hanno risposto e quindi per noi è importante, perché crediamo che la leva più importante per il Molise sia proprio l'etnoantropologia. Certo, ecco, ieri la presenza di Foglianise, del sindaco Mastro Cinque, ricordiamo Foglianise con la festa di San Rocco comunque ha diciamo, un'attinenza col grano. Poi i continui gemellaggi, ecco, sicuramente in questo caso dalla base si riesce a costruire qualcosa di importante. Ovviamente, perché queste feste nascono dalla base, sono feste che sono state costruite, inventate dai contadini, dalla loro manualità, dalla loro fede e dal loro senso di cultura e di tradizione. E se queste feste crescono è perché partono dal basso, insomma la crescita verrà dal basso, continuerà a venire dal basso. Quindi noi quello ci auspichiamo e su quello stiamo lavorando. Non sono feste che cresceranno se qualcuno, insomma, mette le mani dall'alto, insomma non sarà così e noi non permetteremo che sia così. Un'ultima nota sull'Annunziata, l'Annunziata che diciamo è un po' un luogo simbolo dove si ritrova storia diciamo di un passato abbastanza lontano, il 1300, questo ciclo pittorico, poi la ritrovata identità 1947, quindi con appunto Petruccioli e successivamente D'Amico che approfondiscono questo ritrovamento, e poi tutto quello che è accaduto negli ultimi anni. Ecco, sicuramente anche uno dei luoghi, dei diversi luoghi che Iersi offre tutto l'anno per parlare non soltanto diciamo di un evento ma di una storia fruibile in ogni momento. Certo, allora la cripta è il gioiello artistico di Iersi, non c'è nessun dubbio, ed è uno dei gioielli artistici più importanti del Molise.
Noi ci stiamo lavorando, adesso stiamo facendo in modo di trovare dei finanziamenti, degli appoggi per poter fare un restauro pittorico serio sugli affreschi della cripta. È ovviamente un'attrattiva che dura tutto l'anno, così come il Museo del Grano che stiamo riaprendo, è aperto in questi giorni, oggi e domani, ma a settembre faremo l'inaugurazione ufficiale della nuova sede del Museo del Grano, proprio per dare la possibilità a chi raggiunge Jelsi anche in altri periodi dell'anno di gustare almeno un po' di quella che è l'area di oggi.